Finale della terza edizione del Tropea Film Festival. Stasera premieremo le famose pellicole che abbiamo visto in questi giorni, pellicole che sono state giudicate dalla nostra stupenda giuria, e stasera sarà una serata piena di ospiti, personaggi illustri, insomma sarà una serata molto intensa. Chiaramente non sono qui da solo per presentarvi questa lunghissima maratona del Tropea Film Festival. C'è la nostra, l'avete già vista lì prima, mi fa fare delle figuracce, sempre troppo belle, enormi, belle, belle, belle. Stasera poi, guardate, quella che la signora, che la creatrice di moda che ha fatto il suo vestito, Vittoria Francesca Perri, proprio ha fatto un lavoro straordinario. Non vi diciamo, Massimiliano Cimino e Jenny che cosa hanno fatto. Insomma, giudicate voi, signori, la nostra Claudia G. Moretti. Buonasera a tutti, oh ma che belli, mamma mia che meraviglia, che bello, benvenuti, benvenuti a tutti. Benvenuto a te. Grazie, grazie. Salam, Elec. Bene, è stata una settimana dura. Molto dura. Per noi, per la giuria, però intensa, 36 film finalisti, 5 lunghi, 31 corti, ospiti, fuori concorso. La federazione di pensionati CISL, partner di questa festival, è orgogliosa di poter consegnare questo premio ad Andrea Frezza per due motivi fondamentali. Primo, per esaltare veramente i meriti artistici e culturali di Andrea. Seconda motivazione, noi lo eleggiamo in questo momento come testimonial di tutti gli anziani d'Italia, e quindi il premio che consegniamo a lui lo estendiamo simbolicamente a tutta la popolazione anziana del nostro paese, che voi sapete sono un terzo della popolazione italiana. Grazie. Gestire tutte le cose, grazie tanto. Beh, io sono anziano. Penso io, scusami, non ti preoccupare. Sono anziano, forse Haber qua è anziano come me. No, sei un po' meno. Insomma, ci conosciamo da più di 40 anni. Sì, e io ero già vecchio, va bene. Va bene, consegni questo premio? Chiedo così scusa. Almeno Calamero lo mandiamo a casa felice. Vabbè, io lo consegno non solo alla voce, lui ha ricordato un nostro grande certo amico Pasquale Anselmo. Lui prima di essere una grande voce è un bravissimo attore, perché chi fa il suo mestiere deve essere per forza un bravo attore. Ferruccio Amendola, che ricordiamo un po' tutti, Giancarlo Giannini. Più ne ha più ne mette, insomma sono prima dei grandi attori e poi delle grandissime. Un applauso corale. Grazie. Voi più bene. Buonanotte. Grazie a Cipuglia. Ciao, grazie. L'augurio per questo premio alla carriera è quello di vedere ancora Agostina Belli protagonista in mille altri film che possano arricchire le nostre cineteche di capolavori senza tempo. Complimenti, ecco il nostro premio alla carriera Tropea Film Festival a Agostina Belli. Veramente bellissimo, grazie, e soprattutto grazie. Niente, sono commossa. Siamo più commossi noi adesso. No, auguro davvero tanto successo a questo festival, se lo merita Tropea, se lo merita il cinema, ok? Grazie. Estro e talento nella recitazione sono le doti che immortalano Alessandro Haber come uno degli attori più importanti del nostro tempo. All'instancabile protagonista di numerosi personaggi che gli sono valsi per riscuotere una vasta popolarità, va il plauso dell'organizzazione del Tropea Film Festival e l'unanime entusiasmo popolare per la consegna del premio alla carriera 2009,
un riconoscimento che si aggiunge ai tanti trofei già ricevuti. I molteplici ammiratori, non solo italiani, saranno felici di continuare ad applaudire Alessandro Haber, colonna portante del cinema italiano e talento inimitabile, certi che non mancherà di entusiasmarci in nuovi film grazie alla sua immediata professionalità artistica. Lo aspettiamo dunque sugli schermi della Settima Arte, sicuri che ci regalerà mille, ancora mille altre emozioni. Grazie, grazie mille. Grazie. Volevo dire, vi ringrazio, perché questo è un oggetto che metterò in casa, di solito quando danno le targhe, fanno una brutta fine, monto in macchina, dopo la prima curva, prendo l'oggetto. Questo invece è bello, ha un senso, sembra quasi un Oscar, assomiglia anche un po' a Donatello che ho preso. Voi fate dire che ho preso 3-4 nassi d'argento, non l'avete detto? No, ma noi volevamo dire tante cose, ma tu magari sei la gente sbagliato. Non lo sa, non lo sa. No, no, se l'avessi detto lo avrei. Questo invece me lo tengo, giuro lo tengo in casa, lo tengo, mi piace, grazie.